Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti al punto sulla Viareggio Cup, ultima giornata dei gironi eliminatori. Vi do i risultati, poi andremo a elencare anche gli ottavi di finale che si svolgeranno mercoledì, perché domani e dopodomani 2 giorni di riposo per tutta la competizione. I Camionero hanno battuto 2-0 la rappresentativa Serie D, scusate. Il Napoli ha battuto 2-1 il Bari ed passa col girone. Belgrano batte Oana 1-0 e passa come seconda. Milan batte, cioè, come prima, scusate. Milan batte Spezia 3-1 e passa come seconda. Fiorentina batte Perugia 2-1 e si qualifica. Pareggio tra CAI e il Garden City Panthers, che non serve a nessuno. Brusca batte il Cagliari 3-1. E Genoa che batte Parma 4-0. Torino batte 2-0 la Reggiana, già qualificato il Torino. Rijeka Cortuba 1-1. Come dicevamo, sono stati già però effettuati alla fine. Diciamo che sembrava potesse essere un torneo, un attimo che devo prenderli, che sono un po'. Dicevamo, sembrava potesse essere che ci potessero essere tante sorprese, poi alla fine sorprese non ce ne sono più state. Momento che devo trovare dove sono gli ottavi. Mamma mia, sono. Ecco qua. Ottavi di finale, perfetto. Dunque, mercoledì si giocheranno tutte allo stesso orario gli ottavi di finale, ovviamente ne potrò seguire solo una, bisognerà vedere anche la Rai cosa farà vedere. Sono stati sorteggiati con Atalanta Perugia, Torino Osasco, Inter Cagliari, Fiorentina Sassuolo, Empoli Milan, Belgrano Spal, Bologna Napoli e Bruges Juventus. Dunque, dei bei sorteggi, secondo me è un bel torneo questo, il livello è abbastanza alto, secondo me se avessimo tolto il Perugia messa la Roma, credo che ci sia forse il meglio del calcio primavera. E appunto Napoli, forse togliere il Napoli e mettere la Lazio, toh, mettiamola così. Però è un bel torneo, ci sono delle belle cose. Bene ragazzi, per me oggi è tutto per quanto riguarda il torneo di Viareggio, ma rimanete in linea perché tra poco ci saranno i commenti sulla Serie A, sulla giornata di Serie A appena conclusa proprio in questo momento con il posticipo tra Roma e Sassuolo, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento con mercoledì per il turno di Viareggio, mentre invece tra poco per quanto riguarda i commenti della Serie A Team. Ciao!